Due mesi fa ricevo una telefonata da Luca Cingopandi, che la maggior parte di voi conoscono. Insomma, quando a me chiama Luca, entro due mesi faccio qualcosa, è proprio ormai per esperienza, lo dico. E Luca mi dice, guarda, stiamo riorganizzando la rievocazione della scampagnata del 29 giugno. Vorremmo concluderla in maniera un po' diversa, vorremmo fare un concerto, ma tu te la senti? E io sì, perché no, qual è il problema? Che devo fare? Perché uno lo chiede. E Luca mi risponde, ma fai quello che ti pare, chiude il telefono e sparisce completamente. In senso buono, passatemi il termine. Sparisce completamente. Adesso io, quando un'organizzazione ti chiama, comunque dei paletti, una linea guida, una cornice entro la quale muoverti, te la dà sempre. Questa volta avevo carta bianca, potevo finalmente dire e suonare quello che volevo, esprimermi al massimo. E guardate che raro, tanto raro quanto rischioso, Luca. Pensavo di ballare, ma non mi sembra il caso, ma ci avevo pensato. E questa storia, io ho 40 anni, è la prima volta che mi capita di avere carta bianca, è bellissima. Allora sono passato due mesi, capito, ad andare a casa, a fare le cose, a dire io ho carta bianca, e mia madre e mia moglie che si arrabbiava. È bellissima. E allora ho detto, ok, devo trovare un'idea. Io di solito faccio così, trovo un'idea, la sviluppo, ci lavoro, il giorno prima del concerto ne faccio tutt'altra. Proprio, stavolta no, ho carta bianca. Quindi devo approfittare di questa cosa. Allora ho detto, ok, trovo un'idea. Vengo qua su. Due mesi fa, salgo, apro il cancello abusivamente, scusate, entro, mi appoggio proprio lì all'angolo con la schiena, mi siedo per terra e mi comincio a guardare intorno. E non mi rendevo conto che l'idea ce l'avevo davanti agli occhi, anzi in realtà ce l'avevo dietro la schiena, ci stavo appoggiato sopra. E allora, guardandomi intorno, ho visto questa strada asfaltata, e ho ripensato a quante volte da ragazzo con la bici passavo per arrivare su al paese a Pesco Maggiore, a Filetto, e mi sentivo un eroe, eh? Era quel periodo della vita che basta veramente poco per sentirsi eroe, bellissimo, bellissimo. Però ogni volta che passavo da questa strada io mi sono chiesto, ma perché questa chiesa non l'ho mai vista? Io non l'ho mai vista, mai. E sta qui da secoli, e io questa chiesa non l'ho mai vista. Allora ho pensato, sai, la salita, la fatica, stai a testa bassa, le biciclette erano quelle vere, non quelle di adesso, il motorino, e ho detto, no, io, e quindi forse per quello non l'ho vista, ma poi, pensandoci su, ho capito che io questa chiesa non l'ho vista, perché sin da piccolo siamo abituati a fare uno di quegli errori proprio fondamentali nella vita che facciamo tutti quanti, cioè noi diamo per scontato, siamo sicuri di conoscere benissimo tutto ciò che quotidianamente è intorno a noi. Ma io non parlo solamente dei luoghi, parlo anche delle persone. Allora tu lavori a fianco ad un collega per 20 anni, 8 ore al giorno, cioè chi lo conosce? Posso più tempo con lui che con mia moglie, cioè non ha segreti. Poi succede un qualcosa che te lo fa vedere con gli occhi diversi e tu ti rendi conto che dietro ha un mondo. E lì mi è venuta l'idea, ma fammi andare a vedere chi c'è dietro questo posto chi rappresenta. E siamo partiti con un viaggio di mia moglie, ci siamo andati a documentare, ci siamo informati, abbiamo discusso. E quello che è venuto fuori è la vita di un uomo, ma una vita incredibile, che potrebbe essere paragonata a una di quelle serie televisive che vediamo negli ultimi anni su Netflix, quelle serie a puntate. E l'idea qual era? Ma facciamola così, facciamo una serie televisiva. Ho preso la vita di quest'uomo, una vita lunga, da quando nasce, dal giorno 1 a quando muore, e l'ho divisa in 10 puntate. E se me lo permettete, questa sera io vorrei raccontarvi e ripercorrere la vita di quest'uomo. Vorrei raccontarvi queste 10 puntate sintetiche, molto brevi, non vi allarmate. Al termine di ogni puntata vi indicherò delle parole chiave che andranno ad introdurre un brano al pianoforte che potrebbe essere la colonna sonora di ogni puntata. Ogni puntata avrà la sua colonna sonora. Naturalmente i brani al pianoforte sono comunque famosi, eh? Qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, comunque che abbiamo intrasentito nel corso della vita. E sono stati scelti in base al mio gusto, in base alla mia esperienza, alla mia sensibilità, o comunque quei brani che emotivamente io ho ritenuto più vicini a quella singola frazione della vita. Questo è quello che vorrei fare con voi.
Vorrei fare questo viaggio, vorrei raccontarvi questa vita perché tanti di voi, forse qualcuno la conosce bene, ma tanti di voi pensano di conoscerla. Ma proviamo ad alzare la testa, come quel bambino che passava qui con la bicicletta, vediamo che succede. Io sono convinto che è una storia che vi prenderà, perché è veramente, veramente appassionante. Adesso, vi dovete un attimo fidare di me, perché io faccio il timoniere, ok? Facciamo questo viaggio, ce ne andremo un bel po' in giro per la storia, dovremo fare un balzo del tempo indietro di 800 anni, forse qualche cosetta in più. La data precisa non la sappiamo, 1209, 1215, ma non importa. Il posto preciso non lo sappiamo. Per secoli due città si sono contesi i natali di questo personaggio. Ancora adesso. Però partiamo dalle certezze. Abbiamo un contadino, persona semplicissima, umilissima, che si chiama Angelo Angelerio. Sua moglie, Maria Leone. Queste due persone, ci troviamo in pieno Medioevo, quindi il primo basso Medioevo, intorno ai primi anni del 1200, queste persone avevano 12 figli. Noi ripercorreremo la vita dell'undicesimo figlio, che si chiama Pietro. Quando Pietro è nato con la camicia, così si diceva. Si partoriva in casa con la camicia, che cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino nasceva avvolto come un mantello dalla placenta. Ed era un buon augurio, un buon auspicio, ma la madre, Maria Leone, vedeva subito che c'era un qualcosa di particolare in questo bambino. Sognava, il sogno è una prerogativa delle donne, delle madri, e vedeva un futuro incredibile per questo bambino. Una notte si addormenta, sogna il futuro di questo bambino e lo immagina in alta montagna che stava pascolando un gregge di pecore. Quando quella mattina Maria Leone si sveglia, ci rimane male, perché diceva: mio figlio come un pastore? Ma poi capisce che lui avrebbe fatto sì il pastore da grande, ma che quel gregge era un gregge particolare.
grazie, grazie mille. Allora, dove eravamo? Quella mattina, ok? Il bambino cresceva, Pietro Angelerio cresceva, era un bambino forte, molto, molto vivace, forse un po' troppo, ma il bambino cresceva, era adolescente e aveva e continuava ad avere questa spiccata vocazione che le portò, poco più che adolescente, a bussare alle porte di un convento benedettino a Fiefoli, vicino Campobasso. Lui voleva provare un'esperienza di vita monastica. Entrò in monastero, seguì per 2 anni le dure regole benedettine. Imparò il latino, imparò l'uso delle erbe officinali, quelle medicamentose. Perché? Perché nel XIII secolo, in pieno Medioevo, erano i monaci che utilizzavano queste erbe. I monasteri erano le farmacie del tempo. Ma Pietro, dentro quel monastero, sentiva che c'era un qualcosa che non andava. Lui aspirava, ambiva un qualcosa di diverso. Lui voleva una vita ascetica, eremitica. Voleva provare quella esperienza di vita. E chiese il permesso di poterlo fare, ma lui aveva un forte carisma. E dei confratelli lo seguirono, e allora uscirono dal convento. E Pietro sentì parlare di una montagna che si chiamava la Maiella. Era una montagna rocciosa, molto impervia, con dei pendii molto scoscesi, e aveva delle caverne naturali. Le persone del posto raccontavano delle leggende, dicevano che dentro quella caverna di notte quelle caverne si animavano di demoni, di spiriti. E Pietro era proprio lì dentro che voleva andare, in quelle caverne, ma non per combattere quei demoni, ma per combattere i suoi. Perché, al contrario di quello che si possa pensare, l'eremita non vuole vivere in solitudine per vivere in pace. No, l'eremita vuole vivere in solitudine per combattere i suoi demoni e trovare la pace. Quindi è un po' un ragionamento al contrario. Parte insieme ai suoi confratelli, arrivi a Castel di Sangro, la storia vuole che gli colpisce una tremenda bufera di neve, come un segno premonitore. I confratelli, gli amici non se la sentono, abbandonano Pietro. Pietro inizia l'ascesa e sale per la Maiella, sceglie la sua grotta, il suo eramo, entra lì dentro. Entrando lì dentro diventa un tutt'uno con quella terra, con quelle rocce fredde, e quell'unione sarà il preludio vuol dire un qualcosa che darà inizio a quella sua nuova esperienza di vita. Thank you.
E così Pietro si trovava in quella caverna. Che cosa faceva Pietro? Pietro viveva in quella caverna, mangiava pochissimo. Si diceva che si nutriva solo di radici, mangiava un paio di volte a settimana, non di più, dormiva pochissimo, passava la notte a contemplare, fino a quando non si addormentava, sfinito dalla stanchezza, lì per terra, nel suo giaciglio. Sapete che cosa faceva Pietro lì dentro? Aspettava l'arrivo della sera, che arrivasse la sera, e quella sera arrivava una dietro l'altra, quelle sere erano come le onde del mare, una dietro l'altra. E Pietro sapeva bene che quando arrivavano queste onde del mare, la marea saliva e la marea quando sale avvolge tutto, non lascia punti di riferimento. Ma ad un certo punto la marea si ritira e quando si ritira, lascia sempre un qualcosa, eh? Che cosa lasciava Pietro? Lasciava la consapevolezza di aver fatto una scelta, forse un po' troppo difficile, da riuscire a gestire comunque. Ma la convinzione di aver fatto sicuramente la scelta giusta lì dentro quella caverna. E lui aspettava quelle sere che arrivavano una dietro l'altra, come se fossero delle onde. Thank you.
apro una piccola parentesi, giusto per giustificarmi. Non avete idea, i moscerini, mi è entrato dentro l'orecchio. Vabbè, scusate, non dovevo dirlo. Proprio mio. Vabbè, è difficile. E poi un attimo di concentrazione, ma un moscerino dentro l'orecchio è troppo. È impossibile, veramente impossibile. Vabbè, dove eravamo rimasti? Dentro la caverna, le onde. Ok, quindi Pietro si trovava lì. In quel momento le persone lì intorno incominciarono a parlare di lui. C'era un frate giovane che viveva tra le montagne, un frate, un eremita, che era in grado di curare le persone con le erbe. E cominciarono a scambiare queste cose, queste guarigioni, come dei miracoli. Incominciarono a parlare di lui come un santo e le persone erano curiose. E quindi salivano la montagna e più trovavano, incontravano il nostro Pietro, più lui saliva in alto, più lo raggiungevano e più lui saliva in alto. Perché? Perché lui non voleva, ma non poteva farci niente, ormai il suo nome stava volando. E che successe? Successe che le persone incominciarono non solo a chiedere a lui delle guarigioni, ma volevano proprio confessarsi da lui, ma lui non poteva, perché non era un sacerdote. Allora lo convincono e lui si lasciò convincere. Scese dalla montagna, andò a Roma, passò 2 anni per prendere i voti, prese i voti, ma quando tornò indietro non andò sulla Maiella, ma si fermò alle porte di Sulmona, dove c'era un monte che era come un magnete, lo attirava, era il Monte Morrone. E lui salì su quel monte e lì ristabilì il suo nuovo eremo. E quella montagna fu talmente importante per Pietro che gli diede proprio il nome. Da quel momento lui sarà Pietro da Morrone. E le persone continuavano a parlare di lui, il suo nome era così leggero e volava, era come una piuma. Sapete quelle piume che tu più cerchi di afferrarle, più quelle vanno in alto? Lui provava con tutte le forze ad afferrare quel nome, che non riusciva. Più andava in alto e più in lontananza lo potevano leggere. E lui non poteva farci niente, allora si rassegnò. Perché tutti incominciarono a parlare di Pietro, tutti riuscivano a vedere quella piuma che volava sempre più in alto.
Ed eccoci qua. Le persone continuarono a salire su quella montagna, continuarono ad essere incuriosite da Pietro, ma quando Pietro si guardava intorno non vedeva più le stesse persone, ma vedeva dei giovani che cominciavano a vestire come lui, a mangiare come lui, a vivere come lui, giovani che volevano delle regole, volevano una disciplina. E che cosa fece Pietro? Fece questo. Non se lo immaginava mai nella sua vita, ma incominciò a dettare delle regole, una disciplina, a formare un vero ordine religioso, una vera congregazione, i frati di Pietro da Morrone. E questi frati non è che li lasciava lì nelle caverne a pregare, no, quelli andavano in giro, andavano in giro ad aiutare le persone. E dovunque Pietro e i suoi frati andassero, dovunque le persone chiedevano che restassero lì, incominciarono a costruire dei monasteri. Ma guarda che ne costruirono tanti, in questi monasteri pullulavano proprio di vita, le persone che potevano permettersi facevano lasciti, facevano delle donazioni che venivano usate per aiutare i più bisognosi, che andavano lì dentro e cooperavano tra di loro. Insomma, Pietro trasformò la sua vita di solitudine e contemplazione ad una vita di condivisione, come quello che stiamo facendo noi in questo momento. Iniziò da quel momento per Pietro una nuova esperienza di vita.
Ma successe, ma lasciamolo così, va. Ma successe un fatto storico. Il Papa di allora era Papa Gregorio X, Papa Gregorio X, che convocò un concilio a Lione. Perché? Perché bisognava dettare delle regole, bisognava regolamentizzare un attimo questi ordinamenti religiosi che stavano proprio proliferando, eh? Il XIII secolo erano proprio, nascevano come funghi. Che cosa ci dicevano queste norme? Le congregazioni religiose con meno di 200 anni dovevano o essere abolite o assorbite da altre già preesistenti, come per esempio i benedettini. E Pietro aveva fatto un ordine giovanissimo e quindi doveva fare qualcosa, rischiava di essere abolito. E allora partì con due confratelli e fece un viaggio per andare direttamente dal Papa a Lione. Ci mise 6 mesi, un viaggio epico, gli successe di tutto, ma andiamo avanti. Arrivò a Lione, chiese udienza al Papa, il Papa gliela concesse. Perché? Perché quella piuma di cui vi parlavo prima, era andata parecchio in alto, eh. Tutti parlavano di Pietro, il suo nome lo precedeva. Immaginatevi la scena di Papa Gregorio X, i più alti porporati esponenti del clero, e davanti a loro questo frate. Già era un ultrasessantenne, quindi già era un'età straordinaria. Con il saio tutto logoro, tutto sporco, stanco dal viaggio, che chiedeva il riconoscimento del suo ordine. Papa Gregorio X glielo concesse, ma gli disse una cosa prima di congedarlo: gli chiese di recitare messa davanti a tutti, perché, come disse poi il Papa, nessuno in quella stanza ne era più degno. Disse quella messa e ritornò indietro, ma nel ritornare indietro non andò diritto a Sulmona, sul Monte Morrone, ma si fermò in una piccola città creata qualche anno prima, si chiamava L'Aquila. E rimase a dormire quella notte al di fuori della mura della città, dove c'era un colle che si chiamava Colle di Maggio, e c'era una piccola abbazia preesistente, lui dormì lì. Leggenda vuole che quella notte Maria gli venne in sogno e gli chiese di erigere una basilica in suo onore. Si sveglia Celestino, si dà subito da fare, comincia a cercare finanziamenti, riesce a comprare il terreno. Ma una basilica così grande, una città così piccola, ma che senso aveva? Il senso non si sapeva, ma neanche Celestino lo sapeva. Però tante volte nella vita facciamo le cose e poi il senso, si materializza così all'improvviso. Si dice che è in divenire il senso. E lui insistette, e pochi anni dopo fu inaugurata la Basilica di Santa Maria di Colle Maggio. Il senso. Celestino non lo sapeva. Anche se da lì a qualche anno, per 2 giorni, quella basilica sarà il centro del mondo. Quel senso che lui cercava ancora non c'era perché era in divenire. Thank you.
Grazie. Lo devo prendere. Sì. Allora, passarono gli anni, cambiò il Papa. Il Papa divenne Papa Leone IV. Papa Leone IV morì all'improvviso, durò veramente poco. I cardinali, ne erano 12 all'epoca, quelli del conclave, si riunirono subito al conclave per decidere il nuovo Papa. Ma voi dovete pensare che il Papa di allora non era come il Papa di oggi. Non era solo la persona più importante del mondo, ma era la persona più potente del mondo. Era un capo di Stato, tutti sottostavano al Papa, persino i re. Quindi scegliere un Papa non era semplice, perché? Perché c'erano delle influenze esterne. A Roma c'erano due famiglie, la famiglia di Colonna, la famiglia degli Orsini, che si facevano la guerra perché ognuno voleva un proprio rampollo, che facesse i propri affari naturalmente. E quindi questa guerra tra le famiglie, tra i potenti, non permetteva ai cardinali di raggiungere una decisione. In più arrivò la peste. Il cardinale Cholet, francese, si ammala di peste, muore, sciolgono subito il conclave. Passarono mesi, mesi e mesi, dovevano decidere dove rifare questo conclave. Forse Rieti, a Roma no, era troppo rischioso, c'era la peste. Scelsero Perugia, gli 11 cardinali rimasti andarono a Perugia, si riunirono in conclave, ma niente da fare. Non riuscirono a trovare la decisione, incominciarono delle vere e proprie rivolte, insurrezioni, perché al popolo mancava la guida spirituale, ai potenti mancava la guida politica. E quindi incominciò... Delle rappresaglie incominciarono proprio. Intervenne una figura chiave nella vita del nostro Pietro, il re di Napoli, Carlo II d'Angiò, che aveva in quel periodo stretto un accordo con gli spagnoli, gli aragonesi, per il controllo della Sicilia. Ma questo accordo, per essere valido, doveva essere ratificato da un papa. C'era bisogno del papa. Che cosa fa Carlo d'Angiò? Prese suo figlio Carlo Martello, partì a cavallo alla volta di Perugia, entrò, diremmo oggi, a brutto muso nel conclave, chiedendo subito un papa. Shock dei cardinali. Un re si era spinto tanto. C'erano influenze esterne, ma rimanevano esterne. Si alzò uno dei cardinali. Ricordatevi questo nome, Benedetto Caetani. Un giurista, un burocrate, un esperto di diritto canonico, che scacciò subito il re, perché nessuno si poteva usare tanto, e lo scacciò, ma è lì proprio che si resero conto che il Papa era proprio necessario. Che cosa fece il re? Con la coda tra le gambe, così l'ho immaginato io questa, non è. Esce dal conclave, ma prima di tornare a Napoli fa una. Passa per Sulmona, perché vuole andare ad incontrare quel frate santo di cui tutti parlano. Lui lo conosceva, eh? Sale sul Monte Morrone, entra nel suo eremo, immaginatevi la scena di questo re inginocchiato davanti a questo frate, e gli espone i problemi della Chiesa. E diciamo che lo spinge a fare un qualcosa. Che cosa fa il nostro Piero da Morrone? Non è che rimane inerme, no. Scrive subito una lettera indirizzata ai cardinali, precisamente ad un cardinale che si chiamava Latino Malabranca, che era il decano, il più anziano, e l'aveva conosciuto quando, vi ricordate, poco più che ventenne andò a Roma per prendere i voti, lì l'aveva conosciuto. Inviò questa lettera, in questa lettera che cosa c'era scritto? C'era scritto, lui prevedeva dei proprio gravi castighi per la Chiesa se non si fosse raggiunta subito ad una decisione, ad un'elezione di un Papa. Adesso, in pieno Medioevo, non c'era niente che faceva più paura dell'inferno. Cioè, faceva più paura l'inferno che la morte. Il Latino Malabranca era una persona anziana, aveva paura. Portò questa lettera alla presenza dei cardinali, dicendo, guarda, qui dobbiamo fare qualcosa. Ma perché non prendere una decisione totalmente esterna? Una decisione che potrebbe, amata dal popolo, che potrebbe ridare alla Chiesa quella spiritualità che negli anni era stata persa. E fece il nome di Pietro. Pietro, quel frate. Ma perché non lui? Tutti lo conoscono, tutti lo adorano. I cardinali all'inizio un po' così dicono, ma come? Calcolate che Pietro aveva 80 anni, in un'età media di quel periodo di 40. Cioè, non so se vi rendete conto, è come se in mezzo a noi ci fosse una persona di più di 100 anni, cioè un'età straordinaria. Quindi, diciamo, un papa di transizione.
totalmente estraneo alla vita politica, quindi facilmente manovrabile, in più un santo, quella scelta avrebbe creato un fiume che avrebbe di speranza proprio, no? Di gioia che avrebbe avvolto tutti quanti. E presero quella decisione, quel fiume di speranza stava partendo da quel momento, aveva la foce lì a Perugia e stava scorrendo dritto verso un frate che se ne stava nel suo eremo tranquillo, ignaro di tutto. Era ignaro che quel fiume di speranza, di gioia, lo avrebbe travolto perché stava scorrendo verso di lui. Presa quella decisione, tre messaggeri pontifici partirono a cavallo veloce, non c'era tempo da perdere. Arrivarono sul monte Morrone. Adesso erano alti esponenti del clero comunque, quindi salire sulla montagna non è che erano tanto abituati, loro. Però lo fecero. Salirono sulla montagna, entrarono in quell'eremo dove c'era Pietro. Subito si inginocchiò davanti a loro, e loro si inginocchiarono davanti a lui. Uno di loro poi scrisse: ci trovammo di fronte ad un uomo vecchio, stanco, con il saio tutto logoro, sporco, che stava lì inginocchiato davanti a noi. Loro avevano la nomina in mano, la pergamena. Gli dissero, arrivò quel fiume che parlavamo prima. Lui non rispose, ma si girò, vide una croce appesa. Era la sua croce appesa sulla parete della roccia e chiese di andare a pregare. Andò a pregare e pregò a lungo. Poi ritornò con gli occhi pieni di lacrime, forse per devozione, forse per rispetto, forse per fede. Accettò quell'incarico. Partì Pietro, scrisse subito una lettera ai cardinali, voleva essere incoronato, indovinate un po', all'Aquila, in quella basilica di Collemaggio. Quel senso che prima era in divenire automaticamente si materializza. I cardinali dissero, ma l'Aquila è una città che non conosce nessuno, piccola, noi siamo tanti, veniamo in tanti. Non si può,
No, non c'era niente da fare, voleva l'aquila. E vabbè. Alla notizia, il re Carlo II d'Angiò, il re di Napoli, partì con il suo seguito, arrivò lì sul Monte Morrone offrendo al nostro Pietro la più bella carrozza, che lui naturalmente rifiutò perché volle arrivare all'aquila sul dorso di un asinello, come Gesù. La Domenica delle Palme, la Gerusalemme, una figura evangelica. Le cronache del tempo parlarono che a quel giorno, il 29 agosto del 1294, all'Aquila c'erano 200.000 persone. Guardate che erano tante, eh? Le delegazioni di tutte le città d'Europa. Nella delegazione fiorentina si parlava che c'era un giovane Dante Alighieri che iniziava la sua vita politica, oltre che da poeta. Lui arrivò e fu incoronato e scelse il nome di Papa Celestino V. La prima cosa che fece, emanò subito una bolla che fu chiamata bolla del perdono. Che diceva questa bolla? Chiunque, confessato e pentito dei propri peccati, entra nella basilica, non parla di Porta Santa, perché ancora non era stata costruita la Porta Santa, la bolla parla di basilica, entra nella basilica tra i vespri, tramonto del 28 e il tramonto successivo del 29, ottiene il perdono. L'indulgenza plenaria ha creato il primo giubileo. E sapete perché fu scioccante per la Chiesa questa cosa? Perché ci troviamo in un periodo storico dove il perdono lo vendevano tramite l'indulgenza, te lo dovevi comprare il perdono. Lui inventò, passatemi il termine, il perdono gratis. E allora, cioè, era scioccante come cosa. Gli creò il primo giubileo. Quel giorno, davanti a 200.000 persone, ma voi pensate che il Papa, ormai chiamiamolo Papa Celestino V, pensava a queste cose, lui guardava in alto, c'era un cielo bellissimo, era una giornata bellissima e c'erano delle nuvole bianche bellissime. E lui pensava che quelle nuvole erano come quelle che guardava dal suo eremo lì sul Monte Morone, e forse erano proprio quelle nuvole. Lo avevano seguito e sapeva che quelle nuvole probabilmente l'avrebbero seguito e protetto dovunque lui fosse andato, perché quelle lì erano proprio le sue nuvole bianche. Thank you.
E il nostro Papa Celestino V, guardando le sue nuvole, scelse di non andare a Roma. Fu l'unico Papa delle storie a non andare a Roma, ma scelse di andare a Napoli, alla corte di re Carlo II d'Angiò, che gli fece costruire un bellissimo appartamento e lui rifiutò. Voleva la stanza più umile del palazzo, la stanza più fredda, continuava a fare l'eremita, ma lui era il Papa. Doveva occuparsi della burocrazia, della parte temporale della Chiesa, ma lui non era capace. E quindi delegava ai cardinali, delegava ai re, e quindi andavano in giro delle nomine di cardinali, delle bolle papali con il sigillo papale in bianco, come se fossero proprio degli assegni in bianco. Il re puntualmente riempiva, per fare naturalmente i propri interessi. C'era in Celestino V un qualcosa che non andava, c'era un senso di inquietudine, di inadeguatezza, non si sentiva all'altezza, forse aveva preso una decisione sbagliata e cominciò a maturarla una decisione. Pensò, forse la devo prendere con la testa, ma non è sufficiente, devo usare il cuore, non è sufficiente, forse unire testa e cuore poteva essere la soluzione migliore. Ma in questo suo tormento interiore chi è che gli stava vicino? Che cercava di, comunque, tra virgolette, aiutarlo. Era quel famoso, vi ricordate, Benedetto Caetani, il giurista, il burocrate, quel cardinale che si alzò e scacciò il re dal conclave lì a Perugia. Lui disse, ma cercò di rassicurarlo, diventare papa vuol dire accettare una nomina. Ritira l'accettazione, viene meno la nomina. Tutto regolare, si può fare. Lo spingeva verso la rinuncia e Celestino V si faceva spingere facilmente, perché, cioè, nel senso, lui voleva rinunciare. E allora che cosa fa? Convoca subito i cardinali, entrano in una stanza, aspettano che arrivi il Papa. Il Papa arriva, tutto vestito da Papa, con una pergamena in mano, va sul trono, si siede, apre la pergamena e legge: io, Celestino V, rinuncio al potere per motivi fisici, per motivi spirituali, rinuncio. Lui, perché poi passò alla storia come il Papa del gran rifiuto, ma lui non rifiutò il papato, lui rinunciò al papato, rinunciò al potere, e fu una grande prova di coraggio. Perché tutti lo conosciamo come il Papa del gran rifiuto? Perché Dante Alighieri in quel momento stava scrivendo la Divina Commedia, e tra gli ignavi, sul terzo canto dell'inferno, gli ignavi erano coloro che nella vita avevano fatto un po' di bene, un po' di male, non erano degni di entrare nel paradiso, ma neanche colpevoli di andare nell'inferno, si trovavano così, in bilico. Nel verso 60 ci dice Dante Alighieri: vidi e conobbi l'ombra di colui che per viltà, fece il gran rifiuto. Non fece mai il nome di Celestino V, ma i commentatori dell'epoca, compreso il figlio di Dante Alighieri, attribuirono questo verso a chi? A Celestino V. Chi se non lui fece il gran rifiuto? Anche se poi nei secoli si è dibattuto tantissimo su questa cosa, e non tutti sono d'accordo. Ma nel pieno tormento, che cosa fa Celestino V dopo aver letto quella pergamena? Fa quella cosa gestuale che è arrivata a noi fino ai tempi nostri attraverso l'arte. Non so se avete visto il dipinto, l'affresco che c'è qui dentro. Lui va al centro della stanza,
si toglie la tiara è la corona papale, si toglie il mantello, si sveste degli abiti papali e rimette il saio da eremita. Il nostro Celestino V è ritornato ad essere Pietro da Morrone, era questo quello che lui voleva. E lui fece quel giorno quella scelta, tormentata, ma la fece con la testa e con il cuore.
E ahimè, siamo arrivati all'ultima puntata di questa storia. I cardinali subito si riuniscono perché bisognava trovare il nuovo papa. Indovinate chi nominano papa? Benedetto Caetani, il giurista, il burocrate. Lo aveva spinto, gli aveva fatto le scarpe, dai, diciamocelo, praticamente. Lo aveva spinto alla rinuncia. Lui era proprio un politico in questo, era il più politico di tutti. E da politico aveva tanti, tanti, tanti nemici, ma proprio tanti. Tanti Alighieri lo odiava. Nell'inferno lo mise tra i simoniaci, erano coloro che vendevano in vita i beni della Chiesa o utilizzavano in maniera impropria gli incarichi religiosi. E il bello è che lo mise nell'inferno quando lui era ancora papa, era ancora in vita, cioè Dante Alighieri, il bello è che ti sbatteva nell'inferno pure se eri un papa, non è che si faceva problemi, eh. C'era un problema. Il problema era proprio Pietro. E sapete perché? Perché avendo lui tanti nemici, avevano paura che potessero utilizzare Pietro per delegittimare la sua nomina a papa, per invalidarla. Perché prendevano Pietro e dicevano: è lui il vero papa, perché la sua rinuncia è invalida. E quindi Bonifacio, perché Benedetto Caetani prende il nome di Bonifacio VIII, scusate, dovevo dire questo. Il papa Bonifacio VIII non era il papa. E quindi Bonifacio VIII doveva fare qualcosa, doveva trattenerlo Pietro, non do, cioè, do, non, come posso dire? Doveva impedire che andasse tra la gente, perché la gente lo amava. Quando ci fu lo spostamento del clero da Napoli a Roma, perché pure il re di Napoli era suo nemico, tanto per cambiare, si spostarono nel viaggio verso Roma, il nostro Pietro, avvertito da un suo cardinale, che fa? Scappa. E riesce ad arrivare lì sul Monte Morrone, scappa. Dei soldati di Bonifacio VIII lo raggiungono, ma per pietà non lo prendono, lo lasciano lì e tornano a mani vuote. Bonifacio VIII si arrabbia da morire, eh. Manda un drappello di soldati, ma quando arrivano lì, Pietro era sparito. Non si trovava. Dove era andato Pietro? Sapete dove era andato? Era scappato in Puglia. Si trovava in Puglia perché che cosa voleva fare Pietro? Voleva imbarcarsi lì sul Gargano per andare a scappare in Grecia, che era una terra dei remiti, la Grecia, e voleva finire lì la sua vita. Ma ci fu un problema, ci fu una tempesta, non riuscì a partire, ci fu un naufragio lì nelle porte di Vieste e lui si nascose lì proprio a Vieste. Però forse si dice che qualcuno parlò. Arrivarono i soldati, sapevano tutto, arrivarono lì e lo presero. E dove lo portarono? Lo portarono a quello che era la prigione pontificia, che si trovava sul Monte Fumone vicino Frosinone. C'è un monte, e ancora c'è un monte, no, un monte, la prigione ancora c'è. Il monte c'è, ve lo assicuro, ma anche la rocca c'è, quel castello. E quella era una prigione, c'era una torre. Che oggi è di proprietà di un marchese che fa di cognome De Paolis. Vabbè, chi è di Paganica? Vabbè. E lui fu rinchiuso lì dentro in quella torre, in una piccola cella. E per assurdo, lui era una vita che cercava la cella e alla fine la trova, non quella che sperava, ma la trova. Ma era una cella talmente piccola, che ancora adesso è visitabile, eh? E talmente piccola che quando lui si allungava per terra per dormire, perché dormiva per terra, doveva rannicchiarsi, piegare le gambe, tanto era piccola, nessuno poteva rivolgergli parola, tranne due frati che ogni tanto andavano lì, due suoi confratelli, e lo aiutavano nel dire messa, perché lui continuava a pregare e a dire messa da dentro la sua cella. E sapete che cosa faceva Celestino dentro la sua cella? Sicuramente, questo lo penso io. Immaginava le sue montagne, immaginava Sulmona, immaginava di poter ritornare nel suo eremo, immaginava la luna, perché lui passava la notte sveglio a pregare, c'era quella luna che gli faceva compagnia, il chiarore della luna, amava il chiarore della luna, sapete perché? Perché è una luce differente, perché la luce del sole fa giorno, scalda, è vero, ma la luce della notte, la luce della luna illumina la notte. Ed è durante la notte che si materializzano le nostre paure. Pietro che pensava? Pensava che è durante la notte che bisognava avere
veramente coraggio, il vero coraggio si dimostra di notte. Per quello amava tanto il chiarore della luna. Passarono 10 mesi. Il 19 maggio del 1296, dopo si dice aver recitato l'ultima messa, Pietro da Morrone morì, si lasciò andare. Si disse che era stato ucciso, si disse che è morto di morte naturale, aveva 86-87 anni, ma non è importante, l'importante è quello che ci ha lasciato vivendo. Quella sera del 19 maggio, fuori da quella torre, c'era un bellissimo chiaro di luna. Grazie, grazie, no, no, mega. Grazie mille, spannaccio. Grazie. Grazie mille, grazie a te. No, comodi, 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 per favore, seduti. Grazie, imbarazzato. Allora, una cosa al volo, poi.
Siamo arrivati a questa fine, io vi dico una cosa. Vi ricordate l'idea che era di viverla come una stagione televisiva, come una serie televisiva? Di solito quando finisce una serie televisiva, tutti ci facciamo la stessa domanda, ma la seconda stagione, ma la faranno? E no, non c'è la seconda stagione, ma se noi, io ho pensato questa cosa, se noi 800 anni dopo siamo qui, in questo posto, in questa chiesa che è dedicata a lui, dove dentro c'è un frammento del suo osso, una sua reliquia, e stiamo qui 800 anni dopo a parlare della sua vita, probabilmente la seconda stagione la stiamo facendo noi, adesso, siamo noi i protagonisti di questa seconda stagione. E allora, quando fra 2 mesi si aprirà la porta santa e ci sarà la perdonanza? Io mi auguro, adesso che abbiamo quel ragazzino alzato la testa lì con la bicicletta, no? E siamo andati un po' più a fondo e sappiamo la vera storia, forse guarderemo, almeno io parlo per me in prima persona, guarderò quella basilica in maniera diversa, quelle spoglie in maniera diversa. O almeno mi auguro una cosa, di non limitarmi a dire quello che tutti quanti diciamo ogni anno. Ma quest'anno la perdonanza. Ma chi viene a cantare? Giusto? Che per carità. È fondamentale pure quello, è un momento di condivisione e tutto quanto. Però diciamo che la perdonanza è anche tutt'altro, ok? Ok. Io vi ringrazio Luca. Vi dico una cosa al volo, all'inizio vi ho detto se ne sarà valsa la pena costruire un ricordo che ci farà compagnia. Io penso che tutti insieme qui abbiamo costruito un ricordo. Ho compiuto 40 anni da poco e così parlando con mia moglie ho pensato. Ho pensato a quanto sia fondamentale i ricordi, che è la migliore forma di investimento, i ricordi. E questo ve lo sto insegnando mio padre. Perché se noi raggiungiamo una certa età e stiamo in buona salute, quello che ci farà compagnia, cioè nel senso quello che ci accompagnerà nella vita, che ci terrà in vita, che ci farà compagnia, non sono la casa, la macchina, ne parlavo proprio oggi con una signora, ma ciò che ci farà compagnia saranno i ricordi. La migliore forma di investimento è i ricordi, ma i ricordi di domani vanno fatti adesso. E voi, sono io che faccio un applauso a voi, perché voi oggi mi avete aiutato a costruire un ricordo che sono sicuro mi accompagnerà, mi farà compagnia per tutta la vita. È iniziato un po' così, ma penso, spero che sia finita meglio. Io vi ringrazio a tutti, vi auguro una buonanotte. Un bacio, un abbraccio. Grazie. C'è Luca. Luca, mannaggia. Io sono stato con l'ansia tutto il concerto perché ho levato le barriere dal palco e gli ho detto: Fabio, mi raccomando, quando cammini sul palco ricordati che non ci sono le barriere. Comunque, lo scopo era di lasciarvi un ricordo. Questa è una cosa che io e Fabio ci siamo detti prima del concerto, ce la ripetiamo da anni e condividiamo insieme lui. La sua forma d'arte è questa, la mia, se lo posso dire, è quella di creare questi momenti e quindi consentirvi di avere questi ricordi di vita, perché mi auguro vi accompagnino e potrete parlare di questa chiesa piccolissima. Vi invito ad entrarci, perché c'è anche questo dipinto di cui aveva parlato Fabio. Potrete parlare di questa chiesa con un ricordo nel cuore di dolcezza, soprattutto in questo mondo dove si parla solo di guerre. Approfitto per ringraziare tutti voi, la mia famiglia, quelli che hanno collaborato. Ci tenevo a dare a Fabio questa targa ricordo, dove c'è scritto al pianista Fabio Pasqua come riconoscimento in occasione del suo concerto nell'ambito della tradizionale scampagnata alla chiesa di San Pietro Celestino V in Bacanica. Mi sembrava il minimo per te, Fabio. Grazie. Grazie veramente dal mio cuore. E dal cuore di tutti noi, penso. Buona serata a tutti.